Salve a tutti, in questo video, dietro su un intelligente suggerimento vostro, andremo ad analizzare le differenze tra una programmazione differenziata e una programmazione per obiettivi minimi. Ok, allora analizziamo in forma, sempre seguendo la forma di un vostro suggerimento. La programmazione per obiettivi minimi, anche detta programmazione semplificata, e il suggerimento vostro è di farla a modi domanda, anche per prepararvi, insomma, ai vari test e quiz. Allora, cosa sono gli obiettivi minimi? Ok, allora, dobbiamo rifarci all'articolo 15. 15,3 dell'ordine ministeriale 90 del 21 maggio del 2001. Allora, gli obiettivi sono riconducibili ai programmi ministeriali e in realtà anche quando si parla di programmazione per obiettivi minimi ci può essere una differenziazione. Ci sono gli obiettivi, come detto, minimi e gli obiettivi equipollenti. Allora, obiettivi minimi sono quegli obiettivi che si riferiscono alla ricerca dei contenuti essenziali della disciplina, mentre una programmazione equipollente prevede una riduzione parziale dei contenuti, ricercando la stessa valenza formativa. In ogni caso, forse la caratteristica più importante della programmazione per obiettivi minimi è che per legge gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Stato e acquisiscono il titolo di studio. Io parlo per l'esame di maturità. Acquisiscono, ovviamente, gli studenti Gli studenti acquisiscono a pieno titolo l'esame di maturità, cosa secondo me importantissima che va sempre valutata, perché poi adesso vedremo la differenza sostanziale con una programmazione che è di tipo differenziata. Andiamo adesso alla programmazione differenziata e poi vi aggiungo qualcos'altro in relazione alle due programmazioni. Anzi, ve lo aggiungo subito perché poi rischia che me le dimentichi. Allora, ovviamente chi ha una programmazione per obiettivi minimi o una programmazione semplificata non significa che il voto può essere solo la sufficienza, lo studente raggiunge l'obiettivo minimo e la valutazione va da 6, può essere solo o 6 o meno di 6. Assolutamente questo è l'errore più comune che accade. Viceversa, un alunno con obiettivi minimi può tranquillamente anche prendere 7, 8, 9. Non è che l'obiettivo minimo significa che la valutazione è sì, raggiunge l'obiettivo minimo, ossia la sufficienza. Ahimè, purtroppo molti miei colleghi pensano così, oppure no, non raggiunge la sufficienza. Quindi il voto o è 5 o è 6. Oppure altri che dicono, vabbè, gli mettiamo il 6 per forza perché non vogliamo scocciatore con la famiglia. Questo pure è un messaggio sbagliato che noi insegnanti potremmo trasmettere alle famiglie. Allora, sempre a mo' di domanda, che cos'è una programmazione differenziata? Prima di tutto, nel consiglio di classe, quando si farà il consiglio di classe, bisognerà ovviamente parlarne con la famiglia. E necessita del consenso della famiglia. Poi nel consiglio di classe, già in altri video, vi ho detto che addirittura lo studente sarà invitato a partecipare agli eventuali gruppi di lavoro e agli eventuali, cioè, chiamiamoli così, consigli specifici per lo studente con programmazione per obiettivi minimi, magari avente anche la 104, un insegnante di sostegno a 18 ore. Secondo punto, il piano lavoro deve essere differenziato sulla base ovviamente del PEI, che non è che deve essere
formulato, scritto solo dall'insegnante di sostegno. Ovviamente ogni membro del consiglio di classe poi deve contribuire e soprattutto poi deve firmare il PEI. La macro differenza in ogni caso, quindi pensateci bene fino a dare una differenziata, è che i titoli in realtà per quanto riguarda l'esame poi di Stato, perché è quella la differenza abissale, non hanno in realtà un valore legale, è un valore formale. Infatti i titoli hanno valore solo per la prosecuzione degli studi, cioè chi ha una differenziata può passare dal primo al secondo, al terzo, al quarto anno, fino al quinto anno, ma quando fa l'esame di Stato assolutamente il titolo è riferito a una programmazione differenziata e quindi non ai programmi ministeriali e quindi non ha lo stesso valore. Bene, se vi è piaciuto il video, se vi piacciono contenuti culturali di scuola, di insegnamento, mettetevi un bel like, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale anche per non perdere i prossimi video, i nuovi aggiornamenti, lasciatemi sempre qui sotto i commenti che sono la cosa più bella che possiate fare e se vi va condividete anche il canale o passate parola. Un caro saluto, io non faccio le corna e che c'ho il gesso. Un caro saluto da Francesco Samani.